Terzo appuntamento con i progetti pensati con il cuore, e per salutare il primo di questi nuovi progetti siamo venuti alla Pieve di Santa Maria Assunta a Lantella. E noi allora facciamo la conoscenza di questo nuovo progetto, è l'occasione giusta. Cos'è Casa Insuperabili? È una casa famiglia nella quale dei ragazzi disabili vivono per 8 mesi. Noi vogliamo portare questa permanenza a 12 mesi, a poter dare una residenza definitiva a questi ragazzi. Dove sorge questa casa? Questa casa è a Grassina, nel centro di Grassina, perché noi abbiamo voluto costruire una casa in mezzo alle altre case, nella quale questi ragazzi possano vivere insieme alla comunità. Quindi mi sembra di capire che questo progetto della Fondazione per voi è particolarmente importante. Ah, è importantissimo, è essenziale, perché può permettere a questi ragazzi veramente di avere un futuro, e è fondamentale veramente l'aiuto della Fondazione per questo progetto. E noi ci allontaniamo per un attimo dalle note del bel concerto La musica si fa ancella per occuparci del primo servizio in scaletta di questa settimana. Alleviamo la salute. Allevato senza uso di antibiotici. L'etichetta del pollo che troviamo nel supermercato sotto casa è chiara. Dietro c'è una sfida ambiziosa: azzerare l'uso di questi farmaci negli allevamenti. L'idea alla base del progetto Alleviamo la salute, lanciato da Coop, è migliorare la qualità della vita degli animali. Se vivono meglio, hanno meno bisogno di essere curati. Si parte dal pollo per poi lavorare sulle filiere suine e bovine, un impegno che nasce da un problema segnalato dalle autorità sanitarie: la comparsa dei batteri resistenti agli antibiotici, che rischiano di compromettere l'efficacia di queste cure anche sull'uomo. Il benessere animale, la riduzione nell'uso degli antibiotici, il superamento degli antibiotici nell'allevamento delle varie filiere degli animali non è uno sfizio. È uno dei progetti che Coop ha messo in campo e sta mettendo in campo per continuare ad affermare quello che da sempre è la nostra caratteristica: essere un metro avanti a tutti gli altri sui temi della distintività nella salute, sulla distintività nell'etica, nella tutela dell'ambiente. Per fare questo, Coop ha a disposizione le proprie filiere, che solo Coop ha, e di conseguenza vuole portare avanti tutta una serie di innovazioni all'interno degli allevamenti per poter avere un risultato importante. Questa operazione coinvolge 1600 allevamenti in tutta Italia. Si tratta di una tappa del percorso che Coop ha iniziato da tempo per garantire il benessere animale, assicurando anche tracciabilità e controlli dal mangime al prodotto finito. Grazie all'impegno sul miglioramento della qualità della vita delle filiere degli animali, crediamo di contribuire al cambiamento della produzione del nostro paese, con un vantaggio per i nostri clienti, ma con un vantaggio anche per tutta la produzione italiana. Il progetto Leviamo la Salute ha trovato immediatamente il sostegno di Unicoop Firenze. Da subito noi ci abbiamo creduto, l'abbiamo sponsorizzato, l'abbiamo voluto, e anche perché in parte raccoglie quelle che sono le domande, le richieste dei nostri soci, della nostra base sociale. La nostra base sociale infatti è fortemente preoccupata per tutta quelle serie di informazioni che derivano dal mondo scientifico e che riportano dati allarmanti su quello che è il futuro se non ci occupiamo dell'antibiotico resistenza. Già nei nostri banchi è disponibile il prodotto allevato senza antibiotici. Il pollo allevato senza l'uso di antibiotici fa parte della nuova linea Origine, che garantisce una filiera tutta italiana. Si aggiunge ad alcune proposte fiorfiore che già da qualche mese rispettano questo standard, come Faraona, Cappone, Galletto Livornese e Gran Gallo. E a giugno arriveranno anche le uova Coop, provenienti da galline allevate a terra senza antibiotici.
Dicevamo, terzo ciclo di progetti pensati con il cuore, e quali sono questi nuovi e dove saranno collocati? Sono 5 progetti che, come quelli precedenti, si occuperanno di tematiche solidali come la povertà, l'inclusione sociale, l'integrazione, e sono progetti che rappresenteranno il nostro territorio anche a livello micro di comunità, perché abbiamo un progetto su Firenze, un progetto su Arezzo e poi andiamo nei territori più piccoli ma non inferiori in termini di solidarietà, che sono appunto Bagnaripoli, Vinci sull'Empolese e Tavernelle. Ecco, facciamo un passo indietro, ricordiamo come sono andati i precedenti progetti e ricordiamo ancora una volta come si fa per attivarli. L'iniziativa sta riscuotendo un ottimo successo perché i precedenti 11 progetti pensati con il cuore hanno raggiunto tutti l'obiettivo, quindi traguardo raggiunto, 11 su 11, adesso lanciamo questi 5 convinti di poter raggiungere, o augurandoci comunque di poter raggiungere lo stesso risultato. Per sostenerli ci sono 40 giorni, dall'8 maggio fino al 16 giugno saranno online sulla piattaforma di crowdfunding Appela, ma sarà possibile sostenerli anche con le varie iniziative sul territorio. Oggi è il lancio del progetto sul territorio di Bagnaripoli. Abbiamo organizzato questi eventi territoriali appunto per supportare la campagna online, quindi avrete modo di scoprirli e di condividere appunto il sostegno a questi progetti. Il progetto è bello, ci piace e credo piaccia anche alla sezione soci. Come fate e cosa farete per sostenerlo? Allora, noi dal 2013 collaboriamo con questa associazione Amici di Vicchio di Rimaggio, che fa musica classica, concerti di musica classica. In cambio del nostro sostegno, loro dedicano uno dei concerti alla Fondazione Il Cuore si Scioglie. Quest'anno abbiamo da sostenere questo progetto molto bello che è nel nostro territorio, il progetto della Casa degli Insuperabili. Noi pensiamo stasera di cominciare a dare una mano alla realizzazione concreta di questo progetto. Se non basterà, sicuramente la nostra sezione soci continuerà da qui al 16 giugno a sostenerlo. Ping pong di note nella nostra trasmissione, da quelle ospitate all'interno della Pieve di Santa Maria Assunta a Lantella a quelle del prossimo servizio. Viaggio nella musica. A Siena una serata speciale. Davanti a una platea di 100 persone ci sono note e parole. La musica è spiegata direttamente da chi la fa ogni giorno. Oggi i protagonisti sono i lavori dei virtuosi italiani dell'Ottocento. È un omaggio all'Italia principalmente e alla sua musica dell'Ottocento. Grandi compositori come Paganini, come Legnani, magari poco conosciuto ma un grandissimo compositore per chitarra e un famosissimo chitarrista a quell'epoca, era considerato il Paganini appunto della chitarra. La formula è semplice, ogni serata a ingresso libero è una lezione concerto per avvicinarsi ai generi più diversi, che alterna note e spiegazioni. Viaggio nella musica è una rassegna partita nel 2015 dalla collaborazione tra il Circolo Ricreativo dei Dipendenti del Monte dei Paschi di Siena, che ospita le serate in questo storico palazzo del centro, e la sezione SociCop di Siena, da cui è arrivata l'idea. È nata da un nostro consigliere, che anche lui è musicista, Bruno Di Blasi, e nel marzo del 2015 così ci è venuta questa idea di fare queste serate pensate come una guida all'ascolto della musica. Abbiamo cercato di variare il più possibile anche i generi e i tipi di musica e tutte le volte appunto abbiamo sempre affrontato la musica in questo senso, con questa doppia veste di musica vera e propria e di musica parlata, spiegata a un pubblico che non per forza deve essere un pubblico diciamo che conosce la musica. Dal jazz al pop, dal blues alla classica. Fino ad oggi sono state organizzate 5 edizioni della rassegna per 20 appuntamenti, coinvolgendo un pubblico affezionato.
Ma è un punto di incontro in una sala così bella. La risposta è stata molto positiva, perché ogni serata abbiamo una media di 70-80 persone, per cui possiamo dire che complessivamente nelle 20 serate che abbiamo effettuato circa 1500 persone hanno assistito agli spettacoli che abbiamo offerto. E Siena continuerà i suoi viaggi nella musica ad ottobre con un nuovo ciclo di incontri. Tra i generi da scoprire ci sarà anche il rap. Beh, una serata bellissima, location straordinaria. Che tipo di concerto stiamo ascoltando? Questa sera abbiamo con noi l'insieme vocale Vox Cordis, uno complesso vocale straordinario. E questo è un coro di Arezzo che ha una formazione anche più ampia, in questo caso hanno una formazione da camera più ristretta e diretta dal straordinario direttore Lorenzo Donati, ed è per noi anche una piccola novità, nel senso che aprire la nostra stagione alla musica da camera vocale per noi è una novità. Di solito facciamo soprattutto quella strumentale. E devo dire, il programma è meraviglioso, intitolato La musica si fancella, e riprende proprio i testi più importanti della tradizione rinascimentale e poi barocca fino ai giorni nostri. Noi sempre abbiamo 4 appuntamenti in primavera e 4 appuntamenti in autunno, e questo per noi è il secondo appuntamento. E come sempre ogni anno dedichiamo una serata alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie, e per noi è un sodalizio veramente speciale, perché il nostro motto è Insieme si può. Anche la nostra stagione è fatta veramente con piccolissimi mezzi, e però con l'aiuto di tutti, e l'idea che la nostra associazione possa in qualche modo essere utile, essere in un rapporto virtuoso con la Fondazione del Cuore Si Scioglie e con i suoi progetti di solidarietà così importanti, per noi è veramente un motivo d'orgoglio. E noi piano piano, per non disturbare l'insieme vocale Vox Cordis, vi salutiamo, e per quanto ci riguarda l'appuntamento è tra 7 giorni. Ciao a tutti.